Un'ingiunzione di pagamento di quasi mezzo milione di euro per il servizio di assistenza specialistica agli studenti disabili delle scuole superiori. Il comune di Prato batte cassa alla provincia e chiede il pagamento del servizio prestato negli anni scolastici compresi tra il 2008-2009 e il 2012-2013. 429.898 euro che, sommando gli interessi legali, diventano 457.000 euro e qualche spicciolo. L'ingiunzione è stata notificata a luglio e ha costretto la provincia a rivolgersi a uno studio legale di Firenze per presentare ricorso. Tra i due enti è guerra. Una guerra scoppiata all'indomani dell'insediamento della giunta di centro-sinistra. Conti alla mano, gli assessori hanno fatto il punto sulle risorse disponibili e su quelle recuperabili, in modo da far fronte alle ristrettezze economiche. Ed è esploso il caso pubblica istruzione. Il comune ha sempre pagato, anche per le scuole superiori, che sono competenza della provincia, l'operatore socio-educativo che affianca l'insegnante di sostegno. Non un insegnante, ma un supporto qualificato, formato dalla ASL, per l'assistenza agli studenti con disabilità conclamate. Nei 5 anni di governo di centrodestra, va detto, i mugugni non sono mai mancati e più volte è stato affrontato il problema della mancata partecipazione economica della provincia a un servizio erogato alle scuole superiori. Nei mesi estivi, ha commentato l'assessore alla pubblica istruzione Ciambellotti, abbiamo verificato i conti e comunicato alla provincia l'intenzione di entrare in possesso delle somme spese negli anni. L'ingiunzione fa riferimento solo agli ultimi 5 anni perché i precedenti sono prescritti.